Alcune storie rimangono impresse nelle persone anche dopo anni, perché ricordano come noi esseri umani siamo fragili e come cerchiamo di sopravvivere ad un mondo che spesso non ci vuole. Nella storia di oggi vedremo ciò e tanto altro. Se siete pronti, partiamo. Signore, abbiamo avuto una chiamata, è il momento di andare. A quanto pare è urgente, disse Rodriguez al capitano Gustav. È una bambina e ha fame. Dal centro operativo hanno detto che sembrava molto stanca dalla voce e non sembrava mentire. Sarebbe opportuno dare almeno un'occhiata, quindi ci hanno contattati perché siamo la pattuglia più vicina al posto. Continuò Rodriguez senza perdere troppo tempo in giri di parole. In Messico, Gustav ne aveva viste tante nella sua vita, ma alcune scene lo lasciavano sempre senza parole, spiazzato, nonostante le avesse vissute più volte, specialmente le scene dove i bambini soffrivano. Anche il collega alla linea di emergenza, che conosceva bene Gustav, sapeva di questa cosa, cioè che il mondo non facesse distinzioni. Lui riceveva chiamate ogni giorno e ogni giorno si sorprendeva. E questo non era un bene, perché si sorprendeva in modo negativo nel vedere e nel sapere cosa l'essere umano fosse in grado di fare ai suoi simili. Quel giorno ricevette però una delle chiamate più strane della sua vita. «Aiuto, ho fame!» Fu la prima cosa che sentì ricevuta la chiamata. Capì subito fosse la voce di una bambina. «Piccola, in che senso hai fame? È un'emergenza? Sei sicura?» All'inizio cercò di capire se fosse vero, per essere sicuro non fosse uno dei soliti scherzi di bambini. «Come ti chiami, piccola? Parla pure, ti ascolto!» «Mi chiamo Julie e ho tanta fame!» Continuò con le domande per capirci qualcosa. «Ok, piccola Julie, dimmi, dove sono i tuoi genitori?» «Papà non c'è e mamma dorme e basta!» Ok Julie, bene, così, continuiamo un attimo con le domande. Di preciso, sai dove sei? O comunque una zona approssimativa? Sarebbe di grande aiuto, riesci a darmi qualche indicazione? Non sentiva l'operatore la voce dei genitori in sottofondo, e nemmeno di altri bambini, quindi probabilmente poteva veramente essere una chiamata d'emergenza. La bambina quindi rispose. Non lo so, non siamo a casa, questa zona non la conosco, davanti a me c'è una recinzione. O meglio, fuori dal posto in cui sono. E c'è un cane che fa paura, per quello non attraverso la recinzione. In più, non esco da questa stanza da qualche giorno, forse due giorni, tre. Però mi ricordo dove abitavo prima. C'era un parco bellissimo, con una statua di un uomo alto. C'era un bar dove mia mamma si metteva sempre mentre giocavo con i miei amici. Mi manca tanto la mia vecchia casa. Ok, Julie, ho capito, penso. Tu cerca di resistere, va bene? E continua a guardare fuori dalla finestra. Vedrai che arriverà qualcuno tra poco. Manderò delle persone che ti daranno anche del cibo. Capì prima di tutto dove abitasse all'inizio e decise che mandare prima lì qualcuno sarebbe stato d'aiuto, in modo da comprendere poi la seconda casa dove fosse. Per questo contattò gli agenti più vicini, che erano Gustav e Rodriguez. Questi risposero immediatamente per poi partire. Il viaggio non fu molto lungo, visto che erano molto vicini al posto e subito trovarono una casa molto sospetta. Sembrava abbandonata ed era proprio quella che affacciava al parco descritto dalla bambina. Le altre case erano tutte occupate da persone, quindi non potevano esserci lì. Non trovarono nessuno e nemmeno un modo per entrare. Dopotutto non potevano però senza un mandato. Suonarono più volte eppure non sembrava esserci traccia di esseri viventi. Da una finestra notò come tutto fosse sporco e in disordine. Quindi era vero che avevano lasciato la casa? Perché era stata la sua prima intuizione dopo aver visto l'abitazione. Cosa poteva essere successo? Ad un certo punto videro una donna anziana uscire dalla casa vicina. «Salve, potrebbe aiutarci?» chiese Rodriguez. «Sa se abitava qualcuno qui? Abbiamo ricevuto una chiamata», chiese Gustav. La signora, con lo sguardo preoccupato, disse delle cose molto strane. «Ah, allora alla fine è successa la tragedia. Come temevo, quella bambina era in pericolo. Però nessuno mi dava ascolto ai tempi, mi prendevano in giro, perfino i vicini. Eppure lo vedevo dallo sguardo di quell'uomo». Gustav chiese alla signora di raccontare con calma. «Mi scusi, ha ragione, adesso ordino le idee. Io mi chiamo Vera e vivo qua da anni. Sono passate tante famiglie in questa casa, però sembra quasi una casa maledetta. Nessuno rimane più di qualche mese. Ma quest'ultima famiglia, beh, loro erano strani. Una madre, un padre e una figlia. La madre aveva circa 22 anni, ma il padre era veramente vecchio. Non mi ha mai detto chiaramente quanto, ma almeno 40 anni li doveva avere. La figlia era dolcissima, la piccola Julie di 10 anni. Lì Gustav si accese. «Scusi, ha detto Julie?»
Benissimo, potrebbe dirmi allora dove sono e cos'è successo? La signora si fece molto cupa in volto. Beh, lasciate che vi racconti velocemente, se è una cosa urgente. Poi magari la madre potrà spiegarvi meglio la situazione, se è ancora viva. Quelle parole preoccuparono non poco gli agenti. Vittoria era una ragazza eccezionale e solare, ma non capivo come mai avesse sposato un uomo simile, o forse erano semplicemente fidanzati, non lo so. Erano sempre a litigare per la minima cosa, fin dal primo giorno in cui si erano trasferiti. C'era sempre un motivo per litigare, davanti anche alla piccola che assisteva e spesso piangeva. Alle volte però si metteva in mezzo e si faceva male. Il padre, Richard, viene dagli Stati Uniti e non è per niente una brava persona, o almeno è quello che è sembrato a me. Ogni sera entravano persone diverse in quella casa, alcuni con tatuaggi in tutto il corpo e degli sguardi spaventosi. Altri invece sembravano soltanto dei semplici drogati, e quasi ogni fine settimana facevano delle gigantesche feste. Mi sono lamentata qualche volta, ma il padre si arrabbiava moltissimo. E dopo un po' smettevo di parlare per non litigare davanti alla bambina, che era sempre in casa a sentire tutto. Non so nemmeno se andasse a scuola. Un altro dettaglio è che non sembrava però essere figlia sua. A volte sentivo urlare cose come: se fossi figlia mia ti educherei come si deve, ma ormai è tardi per te. Probabilmente c'era una storia oscura dietro. Comunque sia, se ne sono andati da 2 mesi. Ho sentito la madre una sola volta. Un giorno venne da me e disse: noi dobbiamo andare via in questa zona. Mi indicò il punto sulla mappa con molta precisione. Era come se chiedesse aiuto, ma non capì a quei tempi. Ora comprendo cosa volesse dire e ora capisco che avrei dovuto chiamare subito la polizia. Gustav e Rodriguez ebbero infine un punto in cui cercare prima che fosse troppo tardi per la piccola. La via era a circa 25 minuti in macchina. Durante il tragitto presero anche qualcosa da bere e mangiare. Dopodiché arrivarono sul posto e videro tante case mal ridotte. Quella che stavano cercando loro, in teoria, aveva una recinzione e dei cani vicini ad abbaiare. Dove poteva essere? Quindi cominciarono a camminare lentamente per tutto il posto, lasciando la macchina vicina. Era una zona che tanti poliziotti evitavano, perché c'era un alto tasso di criminalità. Ma fortunatamente i criminali non aggredivano senza un motivo, quindi lasciarono passare i 2 agenti finché infine non trovarono la casa. C'era un cane che stava abbaiando e una famiglia a cui non sembrava importare niente di tutto ciò. Rodriguez guardò in direzione opposta alla casa dove si trovava l'animale e infine vide il volto di una bambina. Dentro l'abitazione trovarono davvero un grande disordine. Tanti vestiti a terra, cibo mezzo mangiato con intorno le mosche e sporco ovunque. Erano entrati da una porta tutta rotta. Non pensavano dei genitori potessero trattare così loro figlia, farla vivere in un posto simile, ma ahimè il mondo è grande e tantissimi sono i genitori che fanno figli solo per trattarli male. Piano piano esplorarono le poche stanze che c'erano. In una c'erano gli effetti personali di un soggetto maschio e intuirono fosse quella del padre biologico o adottivo che sia. Infine arrivarono nell'ultima stanza. La porta era chiusa a chiave. Cosa stava succedendo? Spinsero forte fino a romperla e infine la videro. La bambina, Julie, tremante e spaventata. «Andate via, chi siete? Non fateci ancora del male!» Lì Gustav la guardò e si chiese: «Come ancora? Ha subito qualche tipo di violenza prima del nostro arrivo?» Chiese quindi a Rodriguez di prenderla e portarla fuori. Julie era spaventata e affamata. Sembrava una piuma. Quasi le si vedevano le ossa. Rodriguez, trasportandola, non sentì il minimo peso. Si chiese cosa diavolo le fosse successo. La mise in macchina e la tranquillizzò. «Forza, non preoccuparti, noi siamo i buoni, ok? Adesso ti metto qui e dopo ti portiamo in un posto sicuro». Ma Julie non era convinta. «Aspetta, stai dicendo che mi salverete, davvero? O siete come gli amici di papà? E poi perché non state salvando anche la mamma?» Lì Rodriguez chiamò subito Gustav. «Ehi amico, la bambina dice che sua mamma è ancora lì dentro. Ma non l'abbiamo vista, giusto? Cerca ancora un po', io la chiudo a chiave in macchina e arrivo». Subito quindi cominciò la ricerca di Gustav, una ricerca breve perché ad un certo punto la trovò in bagno, caduta sul pavimento. Rodriguez chiamò l'ambulanza e cercarono di tenerla stabile fino all'arrivo. Julie non aveva idea di quello che stesse succedendo e ignara continuò a mangiare, sperando nel meglio anche per la madre. I poliziotti notarono molti lividi e i suoi capelli per terra. Qualcuno glieli aveva tagliati addirittura. Ma chi poteva aver fatto delle cose così brutte?
Una persona sicuramente crudele, e il primo indiziato era proprio il padre di Julie. La casa aveva un fortissimo odore di alcol e droghe, quindi doveva essere successo qualcosa di veramente terribile. Infine arrivò l'ambulanza e dissero subito che era una situazione molto molto precaria. Era su un filo molto sottile la madre e non sapevano se sarebbe riuscita a sopravvivere. La portarono in ospedale insieme alla bambina, che continuava a urlare: «Mamma, dov'è la mamma?» Triste, Gustav disse: «La rivedrai, ok? Resisti. Prima vi dobbiamo curare entrambe». Quella casa infernale nascondeva dei segreti e probabilmente storie che nessuno avrebbe voluto sapere. Ma era compito della polizia scoprire tutto ciò. Perciò Gustav si offrì di prendere in mano il caso. Seguì l'ambulanza fino all'ospedale. Voleva fare delle domande e capire la situazione almeno un minimo. Chiese il permesso al capitano e lo ottenne. «Certo, stai pure un po' e fammi sapere. Al massimo concludete il vostro turno con questo caso. Dobbiamo capirci di più», disse il capitano. Aspettò 2 ore in sala d'attesa e infine venne un medico a parlare con loro. «Salve agenti, vi state occupando voi di questo caso?» Disse di sì Rodriguez. «Beh, allora dovete sapere un po' di cose. La bambina riporta lesioni più o meno serie in tutto il corpo, anzi, neanche così serie. Fa fatica sia a respirare, probabilmente a causa del fumo eccessivo inalato negli ultimi giorni o mesi, ed è molto denutrita. Forse sono 2 o 3 giorni che non mangia e a malapena ha bevuto. Non possiamo darle troppo cibo subito, altrimenti rischia di peggiorare. Ma per fortuna andrà tutto bene. La terremo in ospedale con un po' di flebo per stabilizzarla». Gustav era sollevato nel sapere che si sarebbe ripresa. Perciò chiese della madre: «Beh, per lei la situazione è un po' più complessa. Non soltanto è gravemente ferita ovunque, ma a quanto pare ha preso delle sostanze illegali, pesanti e con effetti devastanti, ma non da poco. Le assume, secondo le nostre analisi, da mesi. Adesso il nostro dubbio è che l'abbia fatto o meno in modo consenziente». «Che intende, dottore?» chiese incuriosito Gustav. «Beh, alcuni segni sulle braccia indicano segni di costrizioni molto gravi. Nelle liti domestiche solitamente troviamo questi segni spesso nel marito o nella moglie. Di solito è il marito che costringe la moglie a fare certe cose. Ci sono segni anche di corde, non sappiamo cosa abbiano passato, ma sia la madre che la figlia hanno bisogno di andare da qualche parte a farsi vedere per un controllo psicologico. È molto importante. Però per ora dobbiamo capire se la madre ce la farà». La notizia sconvolse non poco Gustav, che nonostante fosse abituato ormai al crudele mondo visto dall'occhio di un poliziotto, a volte non poteva far altro che rimanere male e nel vedere quanta sofferenza ci fosse. Infine andarono entrambi a casa e Gustav salutò Rodriguez dicendogli che avrebbero sicuramente trovato il colpevole e avrebbero fatto di tutto per aiutare loro due. Tornato a casa si fece la doccia e mangiò in solitudine. Non aveva nessuno nella sua vita. Era stato adottato da una famiglia molto gentile e amorevole che gli diede il più possibile. Abbandonato all'età di 5 anni, pensava non sarebbe più stato in grado di trovare una famiglia, ma i suoi genitori adottivi gli hanno dimostrato il contrario. Dopo l'università decise di diventare un poliziotto per aiutare gli altri. Questo grazie agli insegnamenti dati dai genitori, appunto. Ma sfortunatamente sono morti in un incidente stradale qualche anno prima. I parenti non vedevano di buon occhio Gustav e perciò lo abbandonarono dopo la morte. Non aveva mai nemmeno trovato una persona da amare davvero. Tante dicevano che era un poliziotto troppo attaccato al lavoro e ciò gli dava fastidio. La sua vita era solitaria e a volte risolveva casi di bambini in difficoltà con genitori molto cattivi. Ma mai si era ritrovato in una situazione del genere. Andò a letto con tanti pensieri. E il giorno seguente il capitano lo affidò alla protezione della madre e della bambina. «Ascolta Gustav, tu e il tuo collega dovrete andare a sorvegliare l'ospedale. Temiamo la madre e la bambina siano legate a un uomo pericoloso del cartello. Non so veramente cosa potrebbe fare, perché non l'abbiamo trovato da nessuna parte, quindi è vostro compito sorvegliare. Non mettetevi in pericolo però. Se arriva qualcuno chiamate e vi manderò altre pattuglie». Da lì andò direttamente in ospedale e trovò sveglia la piccola Julie. «Ciao, sei davvero una bambina forte se sei riuscita a svegliarti a quest'ora. Vuoi parlare con me di ciò che è successo?» Ma Julie aveva paura. «Dov'è mia mamma? Il dottore ha detto che per ora sta bene ma non può vedermi. Cosa vuol dire?» «La voglio vedere, vi prego». «Mi dispiace ma non possiamo spostarla, sennò potrebbe sentirsi male. Che ne dici invece di parlare un po' con me?» Ma non voleva ancora. Perciò non la sforzò più di tanto e cominciò semplicemente a sorvegliare la stanza insieme al collega.
La madre intanto non si era ancora ripresa. Era in terapia intensiva e probabilmente ci sarebbe rimasta per molto tempo ancora. Da lì continuò ogni singolo giorno a parlare con la bambina. Per 2 settimane era tornato dalle pattuglie per poter parlare con lei. Ma non solo per capire cosa fosse successo, anche perché si era affezionato. Il capitano gli aveva dato il permesso di continuare, quindi lui andò avanti per questi piccoli interrogatori amichevoli, finché infine alla 3ª settimana il medico non disse che era arrivato il momento di dimetterla. Lei però non aveva nessuno, non aveva neanche sua madre, visto che era ancora in uno stadio di coma, ed era triste perché non aveva un posto dove andare. Gustav chiese: «Mi scusi, ma dove andrà la bambina se non sappiamo nemmeno dei suoi parenti?» Il medico dispiaciuto rispose: «Beh, dove vanno i bambini solitamente per queste cose? In una comunità? Io ho una figlia e sarei devastato se capitasse a lei, ma non possiamo far nulla visto che la madre non si sveglia». Ma Gustav non ci stava. Parlò con gli assistenti sociali per trovare una soluzione. Dopo l'orario di lavoro andò da loro. «Dimmi che c'è un modo per aiutarla», chiese all'assistente incaricata Miriam. «Mi dispiace, ma non vedo alternative, dovrà andare in comunità». Gustav, disperato, quindi buttò lì un'idea sul momento. «E se la prendessi io in custodia finché la madre non si sveglia?» L'assistente lo guardò con occhi spalancati. «Davvero farebbe una cosa simile? Solitamente molti stanno alla larga dai figli dei tossicodipendenti». «Beh sì, lo farei, perché non è colpa della bambina se ha una situazione familiare simile». Così ottenne i documenti necessari e nel giro di 3 giorni la portò a casa sua. Julie era spaventata. Stava cambiando di nuovo la sua vita. Arrivata a casa di Gustav si ritrovò disorientata e triste. «Dov'è mia mamma? Perché non è con noi?» Ma Gustav le promise che prima o poi sarebbe tornata. «Non preoccuparti, per ora mi occuperò io di te, finché tua mamma non torna, ok? E vedrai che ritornerà». Da lì Miriam, l'assistente, andò a fargli visita una volta a settimana e ogni volta si fermava anche a parlare molto con Gustav. «Deve stare attento e tenerla d'occhio, sempre. Potrebbe magari avere un brutto incubo un giorno su ciò che è successo, non si sa mai. E mi raccomando con le sedute dallo psicologo». A quanto pare Julie aveva scordato tutto e quindi era difficile per lei rispondere alle domande di Gustav su quel giorno triste in cui l'avevano trovata. «Certo, non le farò troppe domande. Per ora mi fa solo piacere mangi e si diverta». Julie aveva cominciato ad andare a scuola e a passare delle giornate come una normale bambina. A volte chiedeva della madre, ma la tranquillizzava Gustav. A volte poi aveva gli incubi, ma anche in quel caso riusciva a calmarla. L'uomo si accorse quindi di essere diventato una specie di padre. Era affezionato, molto affezionato, e cercava di farla stare sempre bene. L'assistente sociale Miriam si era affezionata anche lei più del previsto. Un giorno, dopo il turno di lavoro, chiese a Gustav di uscire tutti insieme. Beh, quello fu l'inizio della loro relazione. A quanto pare si erano così innamorati, lui e lei. Ma quella felicità subì una brusca frenata. O meglio, per Gustav c'era stato un momento molto difficile. Il medico chiamò un giorno. «Signor Gustav, la madre si è svegliata, ma ci sono brutte notizie. È troppo grave per essere salvata. Potrebbe essere il suo ultimo giorno di vita. Porti la bambina e magari venga anche lei per fare delle domande». Così corsero in ospedale per vedere cosa stesse succedendo e se la madre avrebbe potuto svelare il mistero. Entrarono in terapia intensiva appena arrivati e finalmente Julie rivide sua madre, ma in uno stato molto triste. «Piccola, come stai?» Aveva gli occhi ancora un po' chiusi e una voce tremolante e debole. Sembrava sul punto di cedere e disse delle cose. «Ricordati sempre ciò che ti ho detto, nella vita non devi mai mollare, ce la faremo, ok? Anzi, ora tu ce la farai al posto mio. Vai a scuola, mangia sano, fai sport e fai tante amicizie. E non sporcare il tavolo dopo mangiato». Fece un piccolo sorriso a quella frase e Julie la ringraziò per averla tenuta più possibile al sicuro dall'uomo che si faceva chiamare padre. «Grazie mamma per avermi protetta. Mi ricordo di tempo fa, però non mi ricordo cosa è successo negli ultimi giorni. Quell'uomo mi faceva del male, tu però ti mettevi in mezzo per fermarlo, sei la migliore». Si mise a piangere e dopo si avvicinò anche Gustav. «Lei chi è?» chiese la madre. «Sono Gustav e mi sto occupando temporaneamente di lei e vorrei farle delle domande su quello che è successo, mi potrebbe aiutare?» Così la donna cominciò a parlare per rivelare tutto. «Lui è un uomo malvagio, lo conobbi anni prima quando era un semplice spacciatore, ma ancora non lo sapevo. Infatti mi disse che lavorava in una fabbrica metallurgica.
così ci frequentammo per un po', ma infine, dopo un anno di relazione, cominciò a rivelarsi per ciò che era veramente. Uno spacciatore che piano piano stava diventando importante nel settore. Sono stata costretta a mantenere una relazione con lui, altrimenti mi faceva del male. La prima volta infatti che provai a mollarlo mi fece tanto male, mi legò anche le braccia, ma non aveva mai toccato anche Julie. Lei è figlia di mio marito defunto, però all'inizio sembrò accettarla. Soltanto che dall'anno scorso erano cominciate le violenze anche su di lei. Ogni giorno invitava persone diverse in casa e se facevamo un rumore di troppo o un piccolo errore ci picchiava e picchiava anche Julie senza pensarci. Non potevamo dire niente a nessuno. A volte mi lasciava legata in camera da letto perché, non lo so, forse perché lo divertiva così, vedermi soffrire. Ci siamo trasferiti tantissime volte perché lui doveva sfuggire alla polizia locale. L'ultima volta che mi ha fatto male è stato proprio quando mi avete trovata. Anzi, qualche giorno prima, sono svenuta e ha rinchiuso Julie da sola in una stanza. Non le ha dato né cibo né acqua. Dopodiché mi ha iniettato per giorni della droga e ora sono ridotta così. Dopodiché, infine, chiuse gli occhi piano. La prego, si prenda cura di lei. Sorrise un'ultima volta per la figlia e perse i segni vitali. Era morta, nonostante avesse lottato con tutte le sue forze. Da lì passarono 2 mesi. Julie in qualche modo si riprese dalla tragedia e Gustav fece una cosa meravigliosa. Insieme a Miriam decise di adottare la bambina. Ormai entrambi si erano affezionati e poi erano completamente in regola visto che erano fidanzati. Lo spacciatore sfortunatamente non è mai stato catturato e cercano di tenere al sicuro Julie in ogni modo per garantirle un futuro. Da lì Gustav ha imparato che di criminalità ce n'è davvero tanta, fin troppa nel mondo, e che proteggere le persone che amiamo deve sempre venire prima di ogni altra cosa.